con la mia famiglia abbiamo deciso per una casa fuori Amatrice, ma torneremo qui. La casa di Danilo, appena sotto la torre campanaria di Amatrice, è una delle poche rimaste in piedi. È fortemente lesionata e circondata di macerie. La speranza è l'ultima a morire e spero che mantengano le promesse che abbiano fatto, che passando a Colfiorito qualche anno fa vedevo ancora gente nei container nel campo sportivo. Come tanti, qui non vuole allontanarsi, aspetta insieme alla famiglia le casette di legno con la speranza di poter seguire da vicino la ricostruzione del suo paese. Il problema è che io in camper non ci sono mai andato perché non mi piace proprio. In albergo, al mare ci sono stato, 6-7 mesi a San Benedetto, sarebbe da chiuderti lì. Stai fermo lì e basta. Nella tendopoli allestita dall'ANPAS alloggiano 168 famiglie. I volontari seguono passo dopo passo la vita di chi ha perso tutto. In questo momento c'è un po' di confusione. C'è un po' di confusione perché non capiscano bene quale potrebbe essere l'alternativa e hanno paura di doversi allontanare troppo perché loro sono ben radicati. Poi qui tanti hanno attività, tanti hanno aziende con animali. Perché questa parte, cioè proprio la popolazione di Amatrice, è quella più restia a volersi allontanare dalla cittadina? Sì, io credo che abbiano la capacità, poi passati questi primi giorni, di prendere le decisioni più giuste e più sagge.